appreso dell'episodio di discriminazione e di volgare offesa nei confronti della consigliera comunale Irma Melini, cercando ovviamente non solo di esprimere a lei, come ho fatto con una telefonata, il mio dolore, ma soprattutto di riflettere sulle ragioni che hanno portato qualcuno, un consigliere comunale, perché solo un consigliere comunale aveva la disponibilità della scheda dove l'insulto è stato vergato a mano, e io mi auguro che sia possibile identificare con una perizia calligrafica l'autore. E dicevo, che cosa può aver spinto ad un'offesa del genere un soggetto politico come un consigliere comunale, soprattutto utilizzando quel tipo di insulto. E ho pensato e ho condiviso anche con la stessa Irma, che è una mia amica, che evidentemente la polemica politica, che alle volte è violentissima, ci si dà del ladro, ci si dà del disonesto, ci si dà del traditore, si adoperano quando si vuole offendere un uomo mille aggettivi, ma non gli si dice mai uomo di facili costumi. Invece una donna, quando c'è un conflitto politico, si utilizzano gli insulti tipici che definiamo maschilisti per semplicità. Evidentemente c'è ancora l'idea che una donna non debba fare politica, che non debba ingerire negli affari degli uomini, che non debba fare quelle cose che non fanno parte della tradizione maschilista di chi purtroppo pensa che le donne in politica siano solo dei posti persi, siano, diciamo, delle occasioni mancate per qualche maschietto. Ecco perché, per dare un senso anche a questa telefonata che ho fatto ad Irma Melini, ho detto che per reagire chiederò che il Consiglio regionale della Puglia metta subito all'ordine del giorno la legge elettorale, che deve intervenire su un riequilibrio di genere nelle norme elettorali. Come è noto, il centrosinistra governa la Regione Puglia senza neanche una donna, senza aver eletto neanche una donna. Su 30 consiglieri di maggioranza non c'è neanche una donna. Questo è un fatto assolutamente vergognoso, lo dico perché rappresento il centrosinistra della Puglia. Noi dobbiamo correggere questa situazione. Mi auguro che la minoranza, le minoranze sostengano il centrosinistra in uno sforzo che io so non sarà facile, perché probabilmente c'è ancora qualcuno che pensa che una legge che agevola troppo la presenza delle donne in politica, come ho detto prima, danneggi gli uomini. Ecco, io penso che di poter dire oggi che lancio un appello a tutti i movimenti a difesa della democrazia, a tutti i partiti, a tutti i sindacati, perché impongano un esame, diciamo, attento della legge, e che ne consentano la promulgazione, se possibile, prima della fine dell'anno e comunque certamente prima delle prossime elezioni politiche. Io non posso continuare a fare il Presidente della Regione Puglia senza avere la certezza di essere in un Consiglio regionale che, rispetto al problema della discriminazione delle donne in politica, ha preso una posizione chiara e precisa.